do, a do, ba do, ba do, a do, ba do, ba do, 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 a do, ba do, ba do, a do, ba do, ba do, ba do, ba do, a do, ba do, ba do, a do, ba do, ba do, ba do, a do, ba do, ba do. Buongiorno, benvenuti a una nuova puntata di Buongiorno Fitness, pronti per un nuovo workout con l'elastico, lo stesso che abbiamo utilizzato insieme a Stefania Valentini martedì. Buongiorno Stefania, ecco la nostra istruttrice di posturale Pilates, bravissima, e io adesso so già che mi tocca allenarmi con te, perché l'altra volta me lo hai chiesto, io ho scoperto che questo esercizio è veramente efficace e quindi ne voglio approfittare. Allora, come si fa? Allora Mila, oggi andiamo a lavorare gli arti inferiori e, come vi ho già spiegato, nel Pilates non andiamo a lavorare la muscolatura superficiale, ma andiamo a lavorare la muscolatura profonda, quella più vicina appunto all'articolazione. Oggi Mila ci occupiamo della parte bassa e nello specifico il nostro bacino e la zona del femorale, ok? Quindi sentirei lavorare i muscoli delle gambe, ma in particolare un unico punto. Non vi fate ingannare dell'elastico che si muoverà pochissimo, ma vi assicuro che la tensione, Mila, si sente abbastanza. La proveremo subito. Ok, allora andiamo prima a sistemarci, sicuramente andremo a sistemare prima la nostra postura. La cosa che vi raccomando e mettere posizionate il gomito sotto la vostra spalla, ok? Le spalle bene bene fuori, manteniamo un bel collo lungo e apriamo le scapole, le uniamo alla colonna vertebrale il più possibile. Portiamo in dentro l'addome che ci sostiene nell'allenamento. Dopodiché stacchiamo la gamba esterna. Ci sei Mila? Benissimo, possiamo partire. Partendo dal tallone facciamo delle spinte verso il soffitto. Manteniamo una buona respirazione costante, nessun tipo di apnea durante lo sforzo. Facciamo piccoli movimenti intensi. Bravissima, piccolissimi, e già sentiamo la parte femorale tirare. Dopo aver fatto almeno 20 esecuzioni facciamo una pausa di qualche secondo e attiviamo il muscolo del quadricipite, portiamo il ginocchio verso il petto e ritorniamo in posizione di partenza. Fuori aria durante lo sforzo. Mila, come va? Preferisco non parlare per concentrarmi, però la parte che lavora ti assicuro che si sente molto, perché c'è proprio un dolore intenso che vuol dire che stiamo lavorando bene. Benissimo, bravissima. Facciamo di nuovo una piccola pausa. Attiviamo adesso il muscolo del femorale, ok? Bicipite femorale. Il lavoro è lo stesso, soltanto il tallone che dà dei calci andando indietro. Questo esercizio forse dà la sensazione di una maggiore facilità, o è solo una sensazione? È una sensazione. Rimani sempre sul punto che ti ho detto all'inizio, sempre la parte esterna, il punto di inserzione del femore sul grande trocantere, dove senti maggiormente la tensione muscolare. Ok, facciamo una pausa, cambiamo una posizione, ok Mila? Ci mettiamo giù e appoggiamo il palmo della mano all'altezza delle tempie. La postura è sempre la stessa, mi raccomando, pancia in dentro. Adesso però andiamo a distendere la gamba esterna e allunghiamo anche la punta del piede come una ballerina. Il ginocchio deve essere ben teso, iniziamo a fare dei grandi cerchi, almeno 10 cerchi, sì. Tanto li facciamo uguali, sia in avanti che indietro. Dopo abbiamo fatto 10, vai al contrario e vai. Respirazione Mila, come va? Preferisco respirare e non parlare. Ripeto, ribadisco l'intensità di questo lavoro, perché c'è proprio una sensazione forte all'altezza femorale. Sì, perché Mila, quando si va a lavorare sulla muscolatura profonda è sempre molto più forte, il lavoro è molto più intenso rispetto al lavoro sul muscolo superficiale. Possiamo fare una pausa?
ovviamente dobbiamo ripetere tutto dallo stesso lato. E noi saremmo pronte per ripetere l'esercizio con la gamba sinistra, ma che peccato, il nostro tempo a disposizione è finito e quindi è il momento di parlare di alimentazione. E Stefania, alla prossima puntata, ciao, grazie, alla prossima. Ciao, a dopo! Prosegue la nostra settimana al caffè Atene le Dune di Silvi Marina. Oggi l'argomento è il pranzo al bar. C'è chi per necessità ne ha fatta un'abitudine di vita, chi pranza al bar come momento di convivialità con gli amici, ma fa bene, fa male il pranzo veloce al bar, in caffetteria? Quante volte è opportuno ricorrere a questo tipo di pasto? Ce lo dice la nostra nutrizionista. E all'interno del caffè Atene le Dune troviamo anche Katia Giancola, la proprietaria, che abbiamo già salutato qualche giorno fa. Oggi è proprio in tenuta da chef, perché lei è una bravissima chef, però avremo chef pasticcera. E buongiorno di nuovo alla dottoressa Anna Vecciare. Allora, iniziamo dalla nostra nutrizionista. È una cattiva o una buona abitudine pranzare al bar? È un'ottima abitudine pranzare. Poi bisogna avere la fortuna di trovare un bar come questo di Katia, dove trovate veramente ingredienti validi. Quindi se trovate bar che offre delle insalate con dei cereali sfusi, dei panini con ingredienti di ottima qualità, può essere una buona opzione per pranzare anche al bar. Katia, c'è uno studio dietro questa vasta proposta di pranzi nel vostro bar, nella vostra caffetteria? Sì, c'è uno studio molto approfondito, perché oltre agli ingredienti di altissima qualità che andiamo ad utilizzare, studiamo anche quali sono le predisposizioni per le persone e le attitudini che hanno per quanto riguarda il pranzo. Ho notato che ultimamente si fa molta attenzione alla salute e quindi infatti noi abbiamo fatto delle varie scelte tra farro, orzo, avena, riso venere, salmone, gamberetti, uova, tonno. Cerchiamo di utilizzare questi ingredienti proprio perché si sta molto attenti alla salute ultimamente. Un po' come fate per la pasticceria, esatto, che lì c'è uno studio. Sì, senz'altro. E allora tra qualche giorno ci rivedremo per parlare della vostra proposta dolci. Mi fa piacere. Lì la nutrizionista sarà un po' più in imbarazzo nel consigliare di mangiare dolci ai nostri telespettatori, però vediamo quello che ci possiamo permettere. Dottoressa Veciorek, quali sono gli ingredienti ideali per un pranzo al bar? Considerando che il nostro fabbisogno calorico in circa 50% dovrebbe essere coperto dai carboidrati complessi, ancora meglio, carboidrato è un ingrediente base che dovrebbe regnare nel nostro pranzo. I miglior carboidrati da sfruttare a pranzo sono tutti cereali e pseudocereali sfusi, come orzo, farro, amaranto, riso, tutte le tipologie di riso, come riso venere, riso basmati, riso integrale. Anche le patate, e ne abbiamo già parlato, come carboidrato complesso, quindi in sostituzione del riso, eventualmente pane integrale. Aggiungiamo a questi carboidrati una fonte proteica tra legumi, pesce, carne, uova, formaggi magri e aggiungiamo verdura, ortaggi. In questo modo il nostro pranzo è un pasto completo, saziante e se non abbondiamo non ci verrà nemmeno sonnolenza e gestiremo meglio il caldo. Quindi l'insalata è un pasto completo? Sì, assolutamente sì. Grazie alla dottoressa Veciorek, grazie a Katia Giancola che ci ospita con così tanta cortesia e così tanta varietà di proposta. Ci vediamo ancora domani per continuare a parlare del pranzo, perché ci sono i sandwich di cui non ci siamo occupati oggi. Quindi noi ci vediamo domani a Buongiorno Fitness, grazie ad Alberto Capo per le riprese, vi auguriamo una buona giornata. Adu ba du ba du du ba du.